Guardate cosa mi è appena arrivato questa mattina direttamente dal mare Adriatico, delle mazzancolle fantastiche. Ma come si puliscono le mazzancolle? Beh, adesso lo posso vedere. Prendiamo una mazzancolla, tiriamo via la terza corona, quindi la parte centrale, da qui togliamo via la parte superiore e ancora la quarta e la quinta corona. Volendo possiamo lasciare, come potete vedere, la testa e la coda. Non vi serve neanche la coda, beh, basta schiacciare leggermente la coda e viene via facilmente. Se volete potete tenere la mazzancolla tranquillamente così, oppure staccate la testa con delicatezza, tirate via il budellino ed ecco a voi la vostra mazzancolla pulita. Mi raccomando, la testa non si butta via, si tirano via gli occhi perché danno amarezza e comunque un colore scuro, e con queste si fanno la bisque, una salsa di crostacei davvero fantastica. Esiste qualche personaggio che nei social fa vedere che entra con il cucchiaio all'interno della corazza e la tira via facilmente. Fidatevi che è molto più lenta l'operazione, fa una fatica boia, si potrebbe rovinare anche la polpa, quindi la maniera più facile è quella di, ripeto, tirare via la terza corona, poi la prima e la seconda, la quarta e la quinta, e infine, se volete, tirate via la coda e poi staccate la testa e tirate via il budellino. Questa è la maniera più facile per pulire le mazzancolle. E con questa spiegazione vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!